In questo video vorrei parlarvi di quella che, secondo Tommaso d'Aquino, è la passione per eccellenza, ossia ciò che modifica più profondamente l'anima dell'uomo, la tristezza. Essa è definita come la passione che sorge dalla percezione di un male presente. La presenza di questo male può essere esterna, come quando ascoltiamo qualcuno che ci dà una brutta notizia, oppure interna. E in questo caso, a causare la tristezza, possono essere due sensi interni dell'uomo, ossia la memoria e la fantasia. Infatti, possiamo intristirci al ricordo di un evento negativo, accaduto anche diversi anni fa, perché la memoria ha il potere di rendere presenti all'anima gli eventi passati. Oppure possiamo giocare così tanto di fantasia da immaginare scenari indesiderabili e immedesimarci così tanto da provare tristezza, come se tali scenari fossero reali. Secondo Giovanni Damasceno, ci sono quattro specie fondamentali di tristezza che si aggiungono alla tristezza tout court. Per capire come ricavare le specie della tristezza, dunque, dobbiamo considerare due elementi nella definizione stessa di tristezza: l'essere male di una cosa e l'appartenenza di tale cosa a qualcuno, il quale può essere il soggetto stesso della tristezza oppure un altro. La tristezza propriamente detta, infatti, si ha quando il male che causa tale passione è realmente un male ed appartiene direttamente al soggetto che prova la tristezza. Il senso di colpa, per esempio, appartiene a questo primo tipo di tristezza. Quando invece il male è realmente un male, ma appartiene a qualcun altro, e la vista di tale male altrui causa tristezza in noi, che non ne siamo direttamente coinvolti, allora tale tristezza prende il nome di compassione, oppure, come la chiamano Giovanni Damasceno e Tommaso d'Aquino, misericordia. C'è un altro caso, nel quale il male non è male in se stesso, ma si tratta in realtà di un bene. Un bene che appartiene però ad un altro anziché a noi. Tale appartenenza altrui di un bene viene però percepita come un male per noi e dunque ci causa tristezza. Questa tristezza prende il nome di invidia. La quarta combinazione ovviamente non sarà considerata tra le specie della tristezza, perché un bene proprio non può che causare il piacere, che è l'opposto della tristezza. Ci sono altre due specie di tristezza che vengono però ricavate in maniera diversa, considerando cioè gli effetti che la tristezza dovrebbe suscitare nell'animo di chi la prova. Come ricorderete dal video sulle passioni, la tristezza è il punto di arrivo della dinamica che dall'odio passa per la fuga. Quando l'anima fa esperienza del male che voleva evitare, allora prova tristezza. Ma la tendenza naturale dell'appetito, una volta provata la tristezza, sarà quella di fuggire nuovamente dal male, di tornare cioè alla fuga. È questo l'approccio, per così dire, normale dell'anima nei confronti delle specie di tristezza che abbiamo visto finora. Ci sono però due casi in cui tale tendenza verso la fuga non si verifica. La tristezza prende il nome di ansia quando è talmente intensa da non far percepire al soggetto alcuna via di fuga. Quando invece si intensifica così tanto da bloccare nell'inerzia, si verifica quella che Tommaso e il Damasceno chiamavano accidia e che oggi chiameremo probabilmente depressione. La differenza tra l'ansia e l'accidia è dunque la seguente. Quando si prova ansia, l'anima, pur non vedendo una via di fuga, tuttavia continua a cercarla. L'accidia, invece, si ha quando l'anima è talmente appesantita dalla tristezza da non avere neanche il coraggio di tentare o cercare una fuga. L'anima può reagire dunque in tre modi alla tristezza. La prima reazione, quella più naturale, consiste nel ritornare alla fuga.
La seconda, che abbiamo visto già nel video di introduzione alle passioni dell'anima, consiste nel provare ira, e ciò avviene quando il male presente è considerato difficile da superare. Si tratta cioè di un ostacolo che si oppone attivamente alla nostra gioia. Infine, c'è la possibilità che l'anima non reagisca proprio alla tristezza, ed anzi, quasi si accomodi in essa. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di iscriverti al mio canale e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato sui video che carico ogni venerdì. Clicca mi piace e condividi il video con i tuoi amici. Se credi nelle potenzialità del mio canale, nella descrizione di questo video puoi trovare un link PayPal su cui cliccare per farmi una donazione a tua scelta. Non dimenticare infine di scrivere la tua nei commenti. Buona giornata!